Buon pomeriggio ragazzi, sono raffreddato a manetta, scusate se parlo col naso ma no, non riesco neanche a respirare. Insomma, volevo parlare un attimo del discorso Icardi. Allora, secondo me, caro Mauro, sei una persona di merda. Fatelo dire, sei una persona di merda perché? Perché tu da ex capitano, se ci tenevi all'Inter, dovevi dimostrare uno allo spogliatoio che quello che si dice sono tutte cavolate, due, chiedere scusa ai tuoi compagni di squadra del tuo comportamento e del comportamento di tua moglie. Perché come fai a rifiutare la convocazione per una partita importante di Europa League come hai fatto settimana scorsa? Adesso, cioè, domani abbiamo il ritorno e tu non ci sarai. Adesso chissà quante partite salterai. Perché hai fatto finta di avere un ginocchio in disordine, hai fatto i controlli e sembra che non hai nulla e hai saltato due partite. E per fortuna quelle due partite che ha giocato Lautaro Martinez abbiamo vinto. Fortuna, non fortuna, comunque le abbiamo vinte. Vuol dire che di te possiamo anche farne a meno, secondo il mio punto di vista. Poi Wanda Nara, come cacchio si chiama, ok? È la tua rovina. Da quando ti sei messo insieme a quella donna, la tua carriera ha fatto così. Invece di fare così, cioè, allora. Prima dice che ti vuole il Bayern Monaco, l'altra volta il Real Madrid, l'altra volta il Napoli, l'altra volta la Juventus. Cioè, insomma, ma tutte queste offerte dove sono? Punto di domanda. Non ci sono mai state. Ti hanno alzato la clausola per la cessione all'estero. E però, insomma, offerte, niente. Perciò di cosa parliamo, insomma. Aspettate. Cioè, io dico, se tu ci tieni alla squadra, alla società, chiarisci tutto con Marotta, con i tuoi compagni di squadra, dici a tua moglie di star zitta. Cambi procuratore, ok, dici a tua moglie, tu fai la moglie, vieni a San Siro con me, tutto quanto, fai la mamma, ma ho bisogno di un procuratore vero, no, non una showgirl che va in televisione a mostrarle e poi fa fare la sceneggiata che ha fatto a Tiki Taka, insomma. Io la vedo così, insomma, e spero che a luglio ti cacciano, insomma. E secondo me, ragazzi, io ho un sospetto che andrà alla Juventus. Non so come mai, ma per me è già tutto fatto. Non lo so, posso dire una cagata, però, insomma. Questi litigi con società, con la squadra, non lo so, mi dà questa sensazione che qualcosa sotto con la Juventus c'è. Cioè, alla Juve, amen, cioè, tanto si va avanti, non è un problema. Cioè, via Icardi arriverà qualcun altro. Perciò non è inutile che sono su Facebook, sono pro Icardi, fanno i finti moralisti, cioè avete rotto i coglioni. Cioè, io dico, un capitano deve fare il capitano. Zanetti non si è mai permesso di fare una cosa del genere, a parte che è un altro uomo. Però ha insegnato a tutti cos'è l'Inter. Cioè, è arrivato da ragazzino, è andato via da uomo. Cioè, a 40 anni ha tolto la fascia, perciò. Questo fa capire
Che capitani sono? Tutti e due argentini, ma uno con la testa e l'altro con la testa di cazzo. Cioè, parliamoci chiaro. Finito questo discorso, volevo dire un po' la mia su Fabio Bergomi e quello che è successo tra Sed e sorelle, insomma, con Lovati. Guardate, ho detto, io che sono maschio di tattica non ci capisco nulla. A prescindere, è inutile che si dice che i maschi sono più portati per la tattica, non è vero, perché comunque c'è il calcio femminile e mannaggia, sto raffreddore, e anche loro iniziano a capirne di tattica, di schemi e tutto quanto, perciò evitiamo di dire cazzate, perché allora se vogliamo scherzare, ok, ma se questa cosa è seria, cioè, è meglio tapparsi la bocca, perché ci sono maschi che non ne sanno nulla di calcio, tipo Allegri. Allegri ha detto che la tattica non serve, ok? E si chiama Allegri, non sono io, non è uno youtuber o un altro youtuber, ok? Cioè, detta da Allegri che allena la Juventus, scusa, e poi ha fatto vedere un certo Mourinho che la tattica serve come per vincere tutto. Insomma, no, non solo Mourinho, anche altri allenatori, da Guardiola, eccetera, eccetera. Anche lo stesso di Francesco ha fatto vedere che sta iniziando a mettere a posto la squadra e la Roma piano piano sta ripartendo. L'Inter, insomma, più o meno la stessa cosa, però dire che le donne non capiscono nulla o di calcio o di tattica, veramente, secondo il mio punto di vista, è proprio un'uscita a vuoto, perché come la vedo io, se noi andiamo a vedere adesso, cioè il calcio femminile, che fanno vedere su Sky, se non mi sbaglio, la Juventus, la Roma, la Fiorentina, eccetera, eccetera. E secondo voi, chi è che allena le ragazze? Un maschio, giusto? E tra queste 11 giocatrici, vuoi che queste 11 non capiscono di tattica? Non ci credo. Assolutamente non ci credo. E ci sono giornaliste femminili che ne sanno a momenti di più di un maschio. Perché è così, insomma. Raga, cioè, per me Collovate ha detto una minchiata. Era meglio che si tappava la bocca. Perché c'è certe affermazioni, è meglio non dirle. Tutto lì. Vabbè, detto questo, lasciate like, iscrivetevi al canale, condividete, scrivete come la pensate e niente, alla prossima. Spero che mi passi questo raffreddore perché no, non ne posso più. Sono 2 giorni che non dormo e vabbè. No, non ho nulla contro Fabio Bergomi o Collovati, insomma, ho detto la mia e non. Anzi, massimo rispetto per Fabio, lo seguo, è una persona che di calcio ne sa, però insomma, dare ragione a Collovati, secondo me, è sbagliato. Tutto lì. Ciao.